Bentornati cinefili, io sono sempre il Traslantotto. Oggi voglio parlare di una pellicola che da una parte mi incuriosiva, dall'altra invece mi spaventava. Sto parlando di un film del 2014 per la regia di José Padilla ed è Robocop. Allora, si parla naturalmente del remake barra reboot del film del 1987 di Paul Verhoeven, Robocop, il futuro della legge. Anche se il film di Padilla va a porsi più come una sorta di riscrittura del personaggio e del franchise in sé, più che come un remake vero e proprio del film dell'87. C'è da dire che io detesto, e lo dico sempre, non smetterò mai di ripeterlo, questa tendenza che oggi imperversa più che mai di realizzare questi reboot di grandi film del passato, comunque di grandi cult, perché una volta ci si limitava a girare remake di brand che avevano totalizzato grandi successi giusto per alzare qualche altro soldo sfruttando il nome, e la cosa moriva lì. Adesso invece si utilizza la paraculata del reboot, ovvero una riscrittura parziale o ahimè in alcuni casi totale di quello che può essere un dato personaggio, una data storia, una data saga. In questo modo hanno purtroppo sminchiato moltissime grandi saghe, soprattutto horror. Lo hanno fatto con Venerdì 13, con Nightmare, con Non aprite quella porta, che è stato forse il franchise più stuprato in quel senso. Poi ci sono per carità alcuni casi in cui il reboot è utilizzato in maniera adeguata. Io cito sempre in questo caso il già stranoto Christopher Nolan con la sua trilogia del Cavaliere Oscuro, con cui è riuscito a riscrivere e a dare nuova dignità al personaggio sul grande schermo, dignità che aveva perso con i film di Joel Schumacher. E per appunto spesso e volentieri purtroppo il reboot non viene usato però così bene. E quando sentite che avrebbero realizzato questa sorta di remake barra reboot di Robocop, ho pensato: ma ce n'era veramente bisogno? Lo hanno fatto pochissimo tempo fa con Dredd, la legge sono io, che per l'amor del cielo, Dredd è un personaggio che era stato portato sullo schermo negli anni 90 con il volto di Sylvester Stallone, non aveva avuto un grande successo né di critica né di pubblico. A me il fatto che ci abbiano fatto un remake non è che mi abbia toccato più di tanto, però con Robocop la faccenda invece diventa più personale, perché è un personaggio che io adoro, ci sono cresciuto da bambino, guardavo la serie televisiva, sia quella in live action che quella animata, avevo numerosi pupazzetti con le fantasie del personaggio, insomma lo adoravo, era una sorta di eroe di infanzia. E voi direte: ma non è un film iper violento? Sì, lo so, però non mi disturbava la cosa. Comunque non è proprio piccolo, già abbastanza grandicello, perché comunque l'ho visto a posteriori, perché nell'87 io non ero ancora nato. Comunque sia, tra i vari film che mi hanno tirato su, tra virgolette, c'è anche Robocop. Comunque sia, devo dire che quando ho visto i trailer del nuovo Robocop ho pensato: ma porca miseria, perché hanno dovuto cambiarlo così tanto? Perché hanno dovuto mettergli questa questa tuta bionica nera, quando invece il personaggio dovrebbe avere questo esoscheletro di metallo tendente all'azzurrino? Insomma, era totalmente differente. Ecco, hanno sminchiato un altro personaggio che adoravo. Certo, Padilla è un regista che con i film d'azione ci sa fare. Ha girato Troppa d'Elite e Troppa d'Elite 2, che sono due film d'azione veramente notevoli dal punto di vista registico, ma questo non bastava a togliermi il dubbio. Certo, non è neanche un film che aspettavo con così tanta trepidazione. Ad esempio, The Wolf of Wall Street, per dirne uno, lo aspettavo veramente con ansia. Robocop è un film che mi incuriosiva, ma se non avessi potuto andare a vederlo, non è che mi sarei strappato i capelli dalla disperazione, assolutamente no. Però comunque sono contento di essere riuscito a vederlo, perché una volta uscito dalla sala mi sono reso conto che, come dico sempre, il pregiudizio è sbagliato. Purtroppo io stesso a volte ne rimango vittima, nessuno è perfetto, però cerco sempre di non farmi sopraffare dalla prevenzione, quindi cerco sempre di non cadere in questo errore. A volte capita, però può succedere. Comunque se in questo caso mi sono dovuto ricredere, perché effettivamente il Robocop di Padilla è davvero
notevole se lo guardiamo nell'ambito del film commerciale fatto per vendere, perché anche quando un film è realizzato smaccatamente per tirar su soldi, non significa che allora non ci debba essere un impegno tanto registico quanto dal punto di vista della sceneggiatura. Sì, perché Padilla ha messo in gioco tutta la sua abilità e tutta la sua bravura ed è riuscito a confezionare una pellicola molto interessante dal punto di vista soprattutto dell'azione, perché quando io vado a vedere un film d'azione spesso e volentieri mi trovo davanti a scene troppo mosse, girate con la camera a mano, in cui non si capisce chi stia sparando a che cosa, insomma, in cui l'azione, che dovrebbe essere il fulcro del film stesso, diventa poi il suo peggior difetto. Padilla invece ha mano ferma, ma soprattutto una grande limpidità di immagine, capiamo tutto, è riuscito addirittura a mettermi addosso una grande adrenalina con una scena girata completamente al buio e illuminata solo da vaso flashes, ovvero dalla luce, dalla fiamma delle pistole quando sparano. Una cosa non da tutti, perché con le luci intermittenti l'azione potrebbe risultare addirittura fastidiosa, invece lui è riuscito a renderla adrenalinica, e questo non è da tutti, per cui secondo me bisogna fare un applauso a Padilla, che è riuscito a rendere il film al meglio dal punto di vista registico. Dal punto di vista della sceneggiatura invece mi ha sorpreso non poco. Bisogna però fare un passo indietro. Il film dell'87, il Polveroven, che è quello che ha fatto scoccare la scintilla sul personaggio, è stato diciamo la miccia che ha reso Robocop famoso in tutto il mondo, al film sono seguiti due seguiti decisamente meno riusciti, una serie live action, una serie animata, numerosi fumetti, videogiochi, addirittura c'è uno spin-off a fumetti tra Robocop e Terminator, io ero piccolissimo, c'è anche un videogioco dedicato a quello spin-off, insomma. Robocop imperversava tantissimo, dalla fine anni 80 fino a oltre la metà degli anni 90 è stato il beniamino di grandi piccini, e il film era caratterizzato da un'ironia molto cinica, da tanto black humor, ma soprattutto da una certa violenza. Sapete che Verhoeven negli anni 80 e 90 ha avuto un certo successo anche lui, e quel film Robocop, il futuro della legge, si colloca in quel filone dei film di fantascienza realizzati con effetti molto plasticosi, caratterizzati da una grande violenza, da una critica sociale che voleva dare un messaggio al pubblico, e film come quello erano ad esempio Atto di forza dello stesso Verhoeven, già citato Dread la legge sono io, Demolition Man, e poi ce ne sono molti altri, però devo dire che quelli erano gli anni 80-90, adesso i tempi sono naturalmente cambiati, e ho sentito molte persone criticare fin dai primi trailer, cioè prima ancora che il film di Padilla uscisse nelle sale, il fatto che sembrava ci fosse poca violenza, e molti dicevano: ma come, è il tratto distintivo del film, del personaggio, la violenza, e me la vai a edulcorare? Ecco, effettivamente dopo aver visto il film ho potuto constatare che la violenza non è presente come lo era invece nel film di Verhoeven, però bisogna fare una precisazione. Allora, il film del 1987 era largamente figlio del tempo in cui fu girato, e faceva parte quel film di una serie di pellicole anni 80-90 di fantascienza che erano caratterizzate da una certa violenza, da un messaggio politico più o meno evidente, da tanta azione, e pellicole come Robocop erano ad esempio L'atto di forza dello stesso Verhoeven, il già citato della legge sono io, Demolition Man, e tutta un'altra serie di titoli che penso molti si ricorderanno. Ecco, Padilla cosa ha voluto fare? Ha voluto adattare il personaggio di Robocop ai giorni nostri, e al 2014, ma soprattutto agli Stati Uniti post 11 settembre. Ha voluto criticare l'eccessivo imperialismo degli Stati Uniti d'America, mettendo in gioco appunto
seppur in minima parte, il Medio Oriente, la politica, diciamo, se vogliamo chiamarla, di espansionismo del governo statunitense, e anche della solita frase che sentiamo dire: ma sono lì perché stanno portando la democrazia in quel paese. E quindi c'è una forte critica a queste giustificazioni, a tutto quello che è poi la guerra in Medio Oriente. E mi ha stupito il modo in cui effettivamente sono riusciti a tirare fuori una sceneggiatura veramente notevole. Una sceneggiatura veramente notevole, ma perché? Perché se il film di Verhoeven metteva in gioco una grande violenza e era pieno di ingenuità tipiche di quel periodo, il film di Badia invece è molto più lucido nell'attacco alla struttura sociopolitica degli Stati Uniti, ma dell'Occidente in generale, e anche appunto a implicazioni in termini etico, ovviamente, trattandosi di un film in cui il protagonista è una sorta di cyborg, se vogliamo chiamarlo così, viene messo in gioco appunto tutta la questione del quanto si debba stare dietro al progresso. È giusto cercare di dare di nuovo la vita a un uomo che l'aveva praticamente persa, ma sostituendo gran parte dei suoi componenti biologici con parti meccaniche. Questo, diciamo, è nell'ottica della fantascienza, ma è un dilemma che va avanti da tanto tempo in questo genere. Lo aveva posto Asimov, al cinema l'abbiamo visto in un'infinità di pellicole. Terminator, ad esempio, era uno di questi film, l'abbiamo visto in Io Robot, insomma, la troviamo ovunque, no? E però in questo caso è stato sviscerato ulteriormente. Questa cosa mi è piaciuta perché gli sceneggiatori sono riusciti a rendere il dramma del personaggio di Murphy, che è interpretato da Joel Kinnaman, che è un attore non particolarmente conosciuto, ha partecipato a qualche film di successo in parti minore, come ad esempio Millennium, Uomini che odiano le donne di Fincher, ma era adatto per il ruolo, sicuramente più dirompente nella fisicità rispetto a Peter Weller, che era il Robocop cinematografico, ma aveva come requisito non solo la fisicità, ma anche un'espressività facciale sicuramente migliore, perché nel primo film di Robocop ci si concentrava molto di più sulla macchina che sull'uomo. Qui invece gran parte del film, una buona metà, è tutta dedicata al personaggio umano che viene brutalmente inserito nel mondo meccanico, nel mondo delle macchine, e qui appunto si apre tutto il dilemma etico di cui parlavo prima, del fatto che tecnicamente vorrebbero un uomo ibridato con una macchina per, come tutore della legge, che però poi pian piano viene reso macchina lui stesso, gli si inibisce totalmente la sua capacità di pensiero. Insomma, io per buona parte del film ho pensato: ma mi piace, mi sta piacendo, ma non vedo molto Robocop. Perché? Perché Robocop lo abbiamo sempre visto freddo, calcolatore, perché comunque è più macchina che uomo. Certo, c'era tutta la storia di lui che comunque ha un residuo di umanità, però diciamo che abbiamo sempre visto prendere il sopravvento alla macchina, e lui che cerca in un certo senso di liberarsene. Però in questo caso, nel film di Padilla, avviene il contrario: c'è molto di più l'uomo della macchina, e l'uomo che cerca di combatterla. Questo mi ha fatto molto piacere, perché hanno conferito al personaggio una grande umanità, una grande introspezione. È un film eccezionalmente introspettivo, e mi ha stupito perché io vado a vedermi Robocop al cinema, non mi aspetto altro che un film composto da sparatorie, gente ammazzata in modo brutale. Invece mi sono trovato davanti a un film in cui i personaggi sono anche ben caratterizzati, con un cast niente male, ma soprattutto una grande introspezione sul personaggio protagonista. Tra i vari attori abbiamo Michael Keaton, che notiamo abbastanza improsciuttito, invecchiato, era un po' che non lo si vedeva sullo schermo. Io avevo in mente il Keaton della fine degli anni 80 con Beetlejuice e
Batman, che comunque poi non è che è forse l'ultimo film in cui me lo ricordavo uguale al passato era Jackie Brown, perché poi non è che lo si sia più visto molto sul grande schermo, però devo dire che ha retto abbastanza bene il ruolo. Lui naturalmente qui interpreta il villain della situazione, è il classico businessman pronto a tutto pur di portare avanti i propri interessi, pronto a tutto pur di avere il potere nelle proprie mani, e diciamo che è stato bravo a non rendere il personaggio fin troppo sopra le righe. Però c'è stato un altro attore che mi ha soddisfatto, che è stato Gary Oldman. Io quando ho visto Gary Oldman nel cast ho pensato: oddio, ti prego, fa che non mi abbiano rovinato la carriera di Gary Oldman. E invece qui me lo sono trovato nel ruolo del buono ma non troppo, e lo ha retto molto bene, perché comunque Gary Oldman puoi fargli fare anche la peggio merda ma rimane comunque un attore a dir poco eccezionale, e qui non si è dimostrato da meno. Però ci sono delle ingenuità di sceneggiatura anche qui. Credo però che queste ingenuità siano state inserite proprio per cercare di accomunare il film di Padilla comunque a quello che era Robocop alla fine degli anni 80 e 90, perché comunque aveva un che di camp, se vogliamo, ad esempio, un po' aveva un che di grottesco anche. Allora, cos'è che accomuna il film di Padilla al Robocop originale? La colonna sonora, alcuni momenti quasi macchiettistici ma che si vede che sono stati scritti apposta, e poi alcune cose che francamente mi hanno leggermente lasciato di sasso. Ho detto: ma questa per la sceneggiatura mi sembra una discreta cagata, ma ho capito che lo avevano fatto per appunto accomunare il film alle atmosfere del Robocop di Paul Verhoeven. Per esempio c'è una scena quando, senza fare troppo spoiler, gli stanno praticamente impartendo i dati, che io mi sono chiesto: scusa, ma perché fanno questa cosa poco prima che lui debba andare alla conferenza stampa? Cioè, se poi fanno qualcosa storto, che cosa fanno? E quindi, capito, cioè, non era una scelta di sceneggiatura, che ho detto boh. Però penso che l'abbiano fatto anche per qualche motivo, perché altri grandi buchi di sceneggiatura o momenti in cui la storia non sembra reggersi sulle proprie gambe non ce ne sono. Anzi, io ho visto momenti in cui l'azione prende il sopravvento ed è fatta veramente molto bene, come ho detto prima, e insomma è un film realizzato molto bene. Ora, non è che sia un capolavoro, non è uno dei migliori film che abbia mai visto, però devo dire che rispetto a quello che molti si sarebbero aspettati è uscito parecchio bene. Anzi, io penso che meglio di così non si sarebbe assolutamente potuto fare. Certo, si rimane affezionati al film di Verhoeven, perché comunque molti come me ci sono cresciuti, molti lo trovano più cattivo, forse alcuni addirittura trovano la critica più efficace in quello. Io personalmente l'ho trovata più efficace in questo film di Padilla, perché c'è la critica allo strapotere, all'abuso di potere spesso utilizzato dai governi degli Stati Uniti ambito diciamo di espansionismo. Poi ci sarebbe tutto un discorso da fare, che sarebbe lunghissimo da sviscerare. Comunque la critica è a quello. Poi c'è una grande critica all'utilizzo dei mass media. Infatti c'è Samuel Jackson che interpreta una sorta di personaggio over, una sorta di commento agli avvenimenti che scorrono sullo schermo, ed è la personificazione dei media volta gabbana, dei media che cercano di spingere spesso quel dato politico potente piuttosto che un altro solo per, come posso dire, solo per profitto, per vantaggio personale. E Samuel Jackson, che è un attore che ultimamente si sta svendendo parecchio, è stato abbastanza istrionico. Quello era quello che serviva per dare un tocco in più al film, perché la sua parte, quella di Novak, che parla davanti alle telecamere di questo programma politico che va in onda in televisione, è riuscito a rendere al meglio quella che doveva essere una sorta di attacco feroce a come vengono utilizzati i media negli Stati Uniti d'America, soprattutto in ambito politico, durante le elezioni.
E un'altra cosa che mi è piaciuta è il fatto che il film è ambientato in questo futuro che dovrebbe essere distopico, ma che distopico secondo me ha poco o niente, ed è un futuro, il classico, non troppo lontano, perché ci sono delle innovazioni tecnologiche importanti, però l'aspetto che hanno le città, le persone, è sempre quello dei giorni nostri, quindi è un futuro che non va poi troppo in là. È un po' mi è venuto in mente il futuro raccontato da Kojima nella saga di Metal Gear Solid, dove un futuro in cui sono provenienti soprattutto gli armamenti militari, però per il resto comunque si è sempre nel realismo, quindi non è un futuro con le macchine che volano o con i raggi laser. E poi c'è stato un altro personaggio che mi ha colpito, anche se avrei preferito un maggiore approfondimento, perché più che personaggio mi ha colpito chi lo interpretava, appunto era quello di Maddox, interpretato da Jake Earl Haley. Jake Earl Haley è il Rorschach cinematografico e il nuovo Freddy Krueger nel remake di cui parlavo prima, ma non voglio addentrarmi troppo in quello. Insomma, se devo dare un consiglio, il mio consiglio è: andate a vedere questo film, perché se vi piace il film d'azione e se non vi dispiace Robocop, secondo me va visto. Un'altra cosa che si era criticata molto, l'avevo detto anche prima, è come hanno realizzato l'estetica del personaggio, ovvero il fatto che gli abbiano cambiato l'armatura, l'esoscheletro è completamente nero, e c'è una giustificazione nel film, perché il film voleva concentrarsi sulle origini, sulla creazione del personaggio. È come se questo fosse un'introduzione e si fossero preparati per Robocop 2, e sono certo che arriverà, perché se questo film avrà un minimo di successo arriverà, perché comunque è un film che getta le basi per dei futuri seguiti che, se sono girati e sceneggiati come hanno fatto con questo, potrebbero anche avere un senso, perché comunque questo mi ricorda un po' il Batman Begins come struttura, ovvero ci si concentra tantissimo su come Murphy è diventato Robocop, e da questo film poi si può parlare di uno sviluppo vero e proprio del personaggio, perché qui abbiamo appena grattato la superficie. Per cui mi è piaciuto come hanno giustificato questo cambio di immagine, che non è totale, ma non voglio fare spoiler di alcun tipo, anche perché di questo film di spoiler particolari non ce ne sono da fare, devo dire, perché comunque è un film che, per quanto abbia una sceneggiatura bene o male solida, non è molto complicata, si capisce tutto, è abbastanza lineare, ma intriga, ti fa passare due ore di puro intrattenimento e ti fa anche riflettere su alcune tematiche che comunque sono anche parecchio importanti. Per cui secondo me è un film che va visto assolutamente, cioè se avete un dubbio su cosa andare a vedere in sala, io vi consiglio questo film. Naturalmente non stiamo parlando, come dicevo prima, del più grande film dell'anno, ma di una gradevole sorpresa. Per cui questo è quello che penso io su Robocop di Giuseppe Padilla. Io spero di non aver rotto troppo. Noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti.